abbiamo questa possibilità di fare un breve collegamento, o un pezzo che non lo sentivamo più. Abbiamo in linea telefonica Luca Marconi. Buonasera Luca, responsabile provincia. Sì, abbastanza, un po' lontano, responsabile provinciale dell'UDC. E perché abbiamo chiamato Luca Marconi? Perché abbiamo visto un certo movimento nell'area del centrodestra in questo periodo. Nessuno vuole parlare, o meglio, io non so quello che sta succedendo. A volte mi manda un pochettino fuori dai gangheri, come si suol dire, cioè nel senso che tutti parlano a cose fatte. Nel senso che va bene, questo andrebbe bene per le opere pubbliche, che invece di annunciarle sarebbe bene che venissero dichiarate una volta realizzate, perché a forza di annunci ci si fanno le campagne elettorali e poi chi si è visto si è visto. Invece su questo tema della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative sarebbe bene accompagnare anche gli ascoltatori in questa fase di dibattito. Che cosa succede a livello provinciale, Luca, a proposito del centrodestra? Ma guarda, succede che noi siamo gli ultimi arrivati in questa compagine, ma avevamo avvertito l'esigenza di incontrarci, forse proprio perché eravamo gli ultimi, non sapevamo quali erano le tradizioni che metteva insieme Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Abbiamo fatto una bella esperienza su Macerata, quindi il collegamento lì c'è stato e l'ho seguito in prima persona. Abbiamo fatto una bella esperienza elettorale, una grande esperienza elettorale a livello regionale, e anche quella l'ho seguita in prima persona come capogruppo uscente dell'UDC. E proseguendo in questo cammino, quando sono stato qualche mese fa nominato commissario segretario, coordinatore provinciale di Macerata per l'UDC, ho cominciato a incontrarmi e a sentire gli altri amici del centrodestra, fino a decidere, adesso non so qual è, non c'è un primato particolare di nessuno per quanto riguarda Macerata, ma ho suggerito un'esigenza. La prima era che abbiamo nell'immediato la scadenza del Cosmari. Cosmari rinnova tutti i suoi organi, addirittura anche il direttore, è già stata nominata una commissione, poi rinnova il consiglio di amministrazione, poi rinnova l'Analoga, che è una sorta di società di controllo, un gruppo di controllo, rinnova i revisori dei conti, quindi tutto il Cosmari. Il Cosmari è oggi un punto di riferimento importante, perché abbiamo in piedi il discorso di scarica, rifiuti, insomma. Poi abbiamo alcune elezioni comunali. Non abbiamo un grande turno, però da San Severino a Porto Recanati, a Morovalle, a Castelmonte, Sanatoglie, non so qual altro piccolo comune che fa il voto, comunque c'è, anche se sono comuni sotto a 15.000 abitanti, a Stereo, dove ormai l'uso prevalente è quello di liste civiche, non di liste di partito, però i partiti sono presenti, a Porto Recanati addirittura il centrodestra è diviso a metà, attualmente UDC e Forza Italia in maggioranza, con una qualche presenza che nel frattempo è diventata i Fratelli d'Italia e Lega in minoranza, Morrovalle siamo abbastanza uniti, San Severino è una situazione stranissima perché c'è al governo una civica alla quale ha concorso anche l'UDC, che poi nel frattempo ha rotto i rapporti con la dimissione del nostro assessore. Io sto proprio andando a San Severino in questo momento, quindi io le notizie le do in diretta, quello che sto facendo, perché poi tutti parlano di trasparenza, però come dici giustamente tu, ognuno tende a essere molto, molto riservato, non c'è niente di così straordinario da sapere né da capire. Poi, fatto tutto questo, prima domenica d'ottobre, entro dicembre, prima di Natale, dovrà essere rinnovata l'amministrazione provinciale, quindi da adesso, cioè da giugno fino a dicembre, nell'arco di appena 6 mesi, una serie di scadenze significative per la nostra provincia, che devono vedere un minimo di coordinamento, non è che i partiti vanno a governare, a comandare, come ha detto qualcuno, e quindi è nato questo tavolo. E stiamo cercando, nei limiti possibili, di mettere in piedi anche tavoli comunali. Non dimentichiamoci che è vero che votiamo ad ottobre, ma immediatamente dopo, marzo-aprile, avremo le comunali di Tolentino, Corridonia e Civitanova Marche, quindi una partita
pochettino più grossa, qui con le liste di partito, perché sopra 15.000 abitanti si presentano normalmente liste di partito, quindi, e poi dopo c'è il ballottaggio, la coalizione, eccetera. Ecco, tutto qua, e questo è quello che stiamo facendo, cercando anche, l'UDC darà un suo contributo specifico, di creare un'agenda provinciale, perché a noi non è che ci interessa solo mettere insieme la coalizione e dichiarare quanto siamo bravi, vinceremo, perderemo, ma le elezioni, l'amministrazione si fa per fare delle cose. Io ho completato proprio oggi un'agenda, 7 argomenti che sottoporremo prima ai nostri amici, poi però la coalizione. No, la questione è che quello che ci incuriosisce sapere, proprio perché tu hai parlato prima dell'esperienza di Porto Recanati, una realtà a noi vicina, in cui l'UDC e Forza Italia sono in maggioranza, governano, mentre Fratelli d'Italia e Lega sono l'opposizione, possiamo dire l'opposizione. Vabbè. E ora, la questione è questa, nel senso che non esprimono una rappresentanza in Consiglio Comunale. La questione è questa: che cosa succederà e che cosa sta succedendo allora a Porto Recanati? Perché su questo siamo curiosi, cioè si può ricompattare tutto il centrodestra con l'UDC, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e così via, oppure no? Ma guarda, si può, tutto si può, bisogna vedere cosa si deve. No, dico, ma l'aria che tira secondo te adesso attualmente? L'aria non è che tira a casaccio, cioè l'aria tira dove vogliamo far andare, perché è un problema solo di scelte. Quindi è chiaro, mi sembra evidentissimo, che se il centrodestra si presenta, come si è presentato, compatto in regione, compatto in provincia, cercherà di raggiungere la stessa compattezza a livello locale. Questo poi non significa, Stereo, che a livello personale il singolo dei Fratelli d'Italia o della Lega o dell'UDC possa fare scelte diverse, questo è un altro tipo di problema, perché come ripeto lì non ci stanno le liste del partito, quindi non posso dire, l'UDC sta ufficialmente in una coalizione che c'è da costituire, ecco, diciamo che rispetto a Moro Valle, dove è costituita, perché a Moro Valle tutte le forze, escluso l'UDC, stanno già in maggioranza, e a Porto Recanati c'è una situazione che 5 anni fa ha registrato una clamorosa e netta divisione, e la prevalenza, diciamo, dei centristi sulla destra, questo è sostanzialmente la cosa. E qui come si ripropone la questione? Si ripropone con un sindaco in carica che ha già posto la questione della sua candidatura. Roberto Mossicafreddo, mi sembra, in un articolo di giornale ha detto in maniera estremamente chiara che vuole ritornare a fare sindaco, o perlomeno vuole ripresentarsi come candidato, cosa più legittima, cioè non è che si può negare a un sindaco o a chiunque di candidarsi. Qualche altro rumor se c'è stato, ma poco, e il resto lo vedremo. Io penso che le candidature le sapremo a Ferragosto, spero, perché come sempre succede in Italia, quando abbiamo a che fare con delle coalizioni il meccanismo è quello. Ormai sono 25 anni che si ripete le stesse cose. Tu pensa che a livello nazionale, mi permetto solo di citarlo, il Mite Cesa assurge alle cronache nazionali, perché introduce, neanche presente, era a distanza, nell'incontro del vertice nazionale centrodestra a Roma, lui stava a casa perché ancora con quale scelta da Covid, quindi sconsigliato andare in giro, almeno finché non si è rimesso completamente, è stato 47 giorni in ospedale, quindi non è stato una cosa semplice, in terapia intensiva, e ha suggerito il cosiddetto lodo Cesa, cioè che cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente una banalità, ci saremmo arrivati chiunque, ma il resto del centrodestra non era riuscito a maturare un ragionamento semplice come questo, cioè dire a Milano, dove è evidente la prevalenza della Lega, vada un candidato indicato dalla Lega, a Roma, dove è evidente la prevalenza dei Fratelli d'Italia, vada un candidato di Fratelli d'Italia, in Calabria, dove è molto forte la presenza di Forza Italia, ma dove Forza Italia aveva un presidente della regione uscente che è deceduta, poverina, per un tumore, è giusto che riproponga il suo, e a Bologna, dove c'è una situazione molto strana e anche molto difficile, la possibilità sempre per Forza Italia di fare una sua candidatura. Fine. Cioè, non mi sembra una cosa, eppure è stato
rappresentato, mi dice, grande soluzione il buon democristiano che c'ha, e così mi sembra ovvio, che poi è il rispetto di indicazioni elettorali già espresse, cioè si sa che c'è, dove c'è una supremazia netta di una componente, è giusto che quella componente esprima una candidatura. È chiaro che anche sul porto dei canali l'UDC qualcosa da dire ce l'avrà, adesso io non voglio anticipare niente, ma è ovvio che c'è un'amministrazione uscente con una forte presenza dell'UDC, che nelle ultime comunali ha ottenuto una percentuale di voti in termini assoluti superiore a 1000, in un comune dove vota, i voti vari sono a malapena, arriva a malapena a 5000, quindi abbiamo quasi un 20%, qualche cosa ci avremo da dire, però voglio dire, non è che stiamo lì a imporre soluzioni a tutti, ci auguriamo che come per il lodo nazionale anche il lodo comunale di Porto dei Canali possa trovare in questo una considerazione. Se poi la quadra non si stringe e a Ferragosto fatti fuochi a Porto dei Canali sul mare e ognuno decide, è dato un accidente e pare. Io penso che il centrodestra, se non è capace di trovare con la pazienza e l'umiltà le mediazioni giuste e le soluzioni giuste unitarie, perderà stupidamente nei comuni e in altre parti. A Macerata è stato faticoso comporre il quadro, certo che è stato faticoso, però è stato fatto, e spero che nessuno si metta in agitazione prima dei 4 anni, che quindi siano tutti belli tranquilli per 4 anni con il regione, e dimostriamo di saper governare. Questa è l'unica cosa che bisogna che il centrodestra sappia fare, perché che il PD sappia governare bene o male l'ha dimostrato. Ecco, il centrodestra si porta dietro sempre questa sorta di dannata pregiudizio, cioè che poi alla fine è incapace di governare, che non è vero, però ce la portiamo sempre dietro, perché poi scoppiano i litigi, i veti eccetera, e invece il centrodestra in tante parti d'Italia, soprattutto al centro-nord, dove ha governato, in Sardegna, dove ha governato, in Sicilia, governa bene, non solo sa governare in un litigio, ma governa bene, quindi dobbiamo fare la stessa cosa. Sì, però anche è anche una letteratura molto spesso accentuata dai media che ce l'hanno con il centrodestra, eh? Quindi quello di non, che non sappia governare, che sono sempre inferiori, poi in realtà a fare Cagnara sono stati i grandi governi di centrosinistra, da Prodi in poi hanno fatto tutti questione. Quindi hanno durato meno di tutti, il governo che ha durato di più è stato quello con Berlusconi, che si è fatto un'intera legislatura di 5 anni, cosa impensabile. Dal 2011 in poi abbiamo avuto 6 presidenti del Consiglio nell'ambito del centro-sinistra. Si è avvantaggiato il fatto che lui rappresenta normalmente l'80% della sua coalizione e gli altri si adeguano, invece il centro-destra è più dotato, ha 3 soggetti, Lega, Fratelli d'Italia, e metti insieme Forza Italia, UDC, altre liste, i centristi, è chiaro che comporre a 3 è un pochettino più difficile, però si può fare, e dove è stato fatto con risultati eccellenti. Certo. Senti Luca, un giudizio veloce sull'amministrazione recanatese, cioè che fa il centrodestra Recanati? Voi avete contribuito, anche se nel secondo turno, almeno avete appoggiato, se non al secondo turno, alla candidatura di Simone Simonacci, che dopo 2 anni mi sembra che qualcuno lo stia cercando con la lampada di Diogene, ma dove è finito? Ma guarda, io sono convinto, Astero, ho subito una risposta pratica, per quello che rimonta alla mia responsabilità, non alla tua responsabilità. Io già ho interloquito così accidentalmente, senza nessuna, sia con gli amici delle civiche, sia con quelli del, anche durante la campagna elettorale, qualcuno si è avvicinato, mi ha dato una mano, sia con quelli di Fratelli d'Italia, ma ripeto, contatti informali. Io credo che a Recanati abbiamo tutto il tempo per fare quello che invece dovremmo fare rapidamente per Tolentino e Civitanova, cioè costituire ovunque dei gruppi di lavoro di amici che si ritrovano, che si trovano o si ritrovano, perché in alcuni casi sono anche vecchi. Non è la mia situazione, io non devo andare al tavolo di Recanati, al gruppo di lavoro di Recanati ci andranno altri amici, non devo
fare niente nella mia città perché ho fatto tutto in 20 anni di vita amministrativa, posso solo a livello provinciale e chiaramente a regionale ci tengo favorire questa aggregazione, anche perché non lo so, ma anche qui dobbiamo prepararci a un'ipotesi ovvia, e cioè che il centro-sinistra regionale si ricompatti. Può non succedere, ma potrebbe anche succedere, quindi noi abbiamo questa, e addirittura che i 5 Stelle, come stanno facendo in altri comuni, appoggino il centro-sinistra. In qualcuno lo fanno, in qualcuno lo fanno, però è possibile. Se questo è, i numeri sono abbastanza pesantemente contro di noi, almeno secondo l'esperienza comunale. Alle regionali no, ma l'esperienza comunale non sono molto favorevoli al centro-destra. Questo però non significa niente, perché le elezioni possono essere, ogni elezione ha una storia a sé, quindi i risultati possono essere ribaltati rispetto alle previsioni, ma bisogna, come dici tu, giustamente lavorare. Allora, 3 anni sono un lungo tempo e dobbiamo dimostrare generosità, cioè per fare i leader, per creare una leadership plurale, perché non basta solo, in questo caso è nominato l'amico Simone che è di Fratelli d'Italia, non basta solo un partito, tutti lo devono fare, e questa leadership plurale nasce da un lavoro generoso, stare sul pezzo. Adesso che sempre abbiamo fatto qualche piccola cosa, l'abbiamo segnalato con qualche piccola situazione, ogni tanto abbiamo fatto qualche comunicato che no, qualche cosa l'amministrazione non ci piaceva, anche i civici ogni tanto si fanno vivi, le due liste civiche, la Lega è abbastanza presente, quindi questo lavoro va, come dire, anche coordinato, dove chiaramente ognuno ha la sua peculiarità, dice quello che gli pare, ma invece varie compagnie che possono non solo sparare per dire questo non va, quest'altro non va, cose che normalmente si fanno, ma la cosa più difficile è riuscire a fare una proposta. Io immagino che rispetto a questa situazione di buona manutenzione, io non posso dire che l'amministrazione bravi sia un'amministrazione di scellerati, di gente scomposta, ma è una, lo dico da ex amministratore, è un'amministrazione di bravi manutentori, però non bastano i bravi manutentori, in questo momento ci vorrebbe uno scatto, io addirittura lo chiamerei unitario, io fossi del sindaco Bravi farei appello a tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza, invece vedo che la metodologia è sempre quella, consiglio convocato all'ultimo minuto, agenda mai programmata, commissioni che stentano, cioè è la sinistra che però non è manco vecchia, non è né vecchia né giovane, si sciacca una parola con la bocca con la partecipazione, però poi la minoranza la tengono da una parte. È un momento drammatico quello che stiamo vivendo a Stelle, è un momento della dopoguerra, arriveranno sti fondi europei, Regnati starà lì, tenderà la mano all'ultimo minuto per cercare di beccare qualche cosa dalla regione, Stato ed Europa, no, deve entrare in un contesto di programmazione, noi faremo queste proposte, bisogna immaginare cose che io non conosco neanche, io non le so indicare, perché non sono bravo a far tutto, queste sono cose nuove che ci vuole, teste nuove, giovani, capaci di sapere, però pongo l'esigenza, cioè l'esigenza è che questa nostra città comincia a manifestare qualche segno di decadenza, e non ne faccio una colpa a chi governa, dico che siamo fuori dal commercio, completamente fuori, lodevole iniziativa amministrazione comunale, le mette 2000 euro per smuove, ma io non penso che uno apra un negozio perché pia 2000 euro, magari fosse o magari bastasse quello, noi siamo fuori da tutto, ma sono fuori anche le aree commerciali a Stereo, perché le aree commerciali nate 30 anni fa e ormai sono facilitate da Amazon o comunque da vendita a domicilio. Sì, ma adesso ci allarghiamo troppo. Per l'amministrazione, cioè il centro, intanto un giudizio sull'amministrazione attuale, va bene, tu hai detto che è abbastanza, diciamo. Ti dico che bisogna che ci si cominci a incontrare. Io con qualcuno ho parlato di questa cosa, ma vedo che nessuno prende l'iniziativa. Adesso porrò la questione, come l'ho posta per Tolentino e Civitanova, anche per Recanati e chi vota Potenza Picena, fra 3 anni bisogna che cominciamo a incontrarci e a preparare sta roba. Cosa devo dire a Stereo? Bisogna fare un'agenda di cose e uscire in maniera unitaria, dimostrare compattezza, ma significa andare a faticare le contrade, andare a faticare le periferie, incontrare la gente, cioè non,
se poi fa un'operazione di palazzo, ci incontriamo fra tre persone lì, diciamo, cioè, ecco, cioè in poche parole basta chattare, basta inviarsi i messaggini fra amici e parenti, ma bisogna cominciare a andare fra, fra le persone. Se gli ultimi tre mesi con un candidato, io farei una sfida, lancio una sfida, un candidato un anno prima, cioè quello che sta succedendo adesso per... Pronto? Pronto? Siamo caduti, ci siamo, perché se no è finita. Abbiamo talmente i tempi così ristretti stasera che è a posto. Va bene, andiamo avanti un attimo con un brano musicale. Vediamo se, a meno che l'interlocutore non ci aspetti e non prenda lui l'iniziativa di chiamarci in modo da agevolare, di agevolare. Allora, eccolo qua, infatti, ecco, eccoci qua di nuovo, Luca. Ci siamo persi. Mi piace lanciare una sfida provocatoria. Punto, è quello che voglio. Noi veniamo da 15 anni, vedremo da 15 anni, ma anche più, perché chiaramente non abbiamo avuto più un sindaco, veniamo da 25 anni di governo del centro-sinistra, a parte la parentesi Corvatta, abbiamo 15 anni di governo Fiordomo Bravi, diciamo in continuità, perché uno ha fatto il sindaco, l'altro il vice sindaco, un po' come ho fatto io con Fabio Corvatta per un quinquennio almeno. Noi dovremo preparare una leadership condivisa e mostrarci uniti almeno un anno prima, perché noi dovremo arrivare al 2023 con un candidato sindaco. Che ci vuole a fare? Intelligenza dei partiti, a cominciare con i regionali e provinciali, di dire ragazzi, qui a Recanati c'è da tirare fuori un nome, se facciano le primarie, ci ammazziamo per un mese, ma bisogna trovarlo. E sto Cristiano, visto che poi deve essere conosciuto da tutti, casa a casa, strada a strada, contrada a contrada, a raccogliere non solo lo scontento, quello già arriva, ma convincere le categorie, far vedere che c'è da parte nostra uno scatto di qualità e uno scarto di qualità rispetto all'attuale amministrazione. Perché ci dovrebbero votare? Perché noi abbiamo una diversa idea della cultura. L'idea della cultura che è sana non è la mia, è dell'assessore Socio, la rispetto, ma io non penso alla cultura come un'operazione terapeutica, non ci credo, perché la cultura è l'espressione della libertà. Abbiamo una visione completamente diversa, quella è una visione per me così positivista, non è la mia, io sono una visione liberale, cristiana, che dice che la cultura è espressione di menti sane, di gente sana, non che la cultura mi guarisce, io insisto. Poi l'amministrazione che eroga, l'idea dell'assessore dei servizi sociali, che non è la mia, la soglia è diversa, vediamo chi nel campo culturale trova e intercetta questa roba. Io darei una prevalenza molto forte a Recanati, con un rilancio forte dell'agricoltura di qualità. Invece l'agricoltura, l'amministrazione non parla mai, c'ha i contatti con le categorie, però non parla mai. E invece Recanati potrebbe essere un volano da questo punto di vista qui, perché abbiamo i terreni adatti per farlo. Industria abbiamo assistito, e non possiamo far altro, in maniera passiva, alla trasformazione, ai cambi di proprietà, alla chiusura di importanti aziende, perché la Teuco ha chiuso a Montelupone, ma c'è lavorata una metà dei canadesi. Allora, questo qui non possiamo farci nulla, ma cosa possiamo fare per reinnestare un tessuto industriale? Non lo so, però poniamoci queste questioni, troviamo qualche esperto, entriamo in qualche circuito, mettiamoci d'accordo con i comuni qui intorno. Il problema, la questione è solo comprare villaggi, mi pare un po' poco, dico proprio veramente chi se ne frega, cioè vuol dire. Non può essere quello l'argomento in cui io discorro con Colloredo e con Porto Recanati. Colloredo e con Porto Recanati posso discorrere turismo, dopo per carità ci sta dentro anche Villa Cigli, che potrebbe diventare un motivo d'attrattiva, anche se dubito largamente, visti i bilanci dei Ministeri dei Beni Culturali, di cui sono stato per un anno anche consigliere del Ministro, che possano comprarci. Magari avvenga questa cosa, io mi sono dato da far suo tempo con il Ministro Galletti per trovare i 6 milioni per il Colle all'Infinito. Si dirono da fare con gli attuali ministri, visto che c'è Franceschini, chi c'è la cultura, perché ci possano dare questi soldi, quindi i PD muovono le chiappe, vanno a fare le stradelle come l'ho fatto io con Fiordomo, per carità,
ricordo che Francesco in questo era particolarmente attivo. Ecco, queste sono le cose che servono alla città, il resto mancia. Benissimo Luca, veramente noi il tempo ce l'abbiamo scaduto, abbiamo semplicemente pochi secondi, e se ci puoi dare una novità a proposito di quello che succede in regione e sulla sanità. Ma guarda, sinceramente non c'è ancora un'apertura di ragionamento significativo, c'è un'ipotesi di riorganizzazione della sanità sulla quale dovremo portare le proposte nel piano. Il programma regionale del centro-destra ha messo in conto una sorta di delocalizzazione della sanità. Io su questo ho qualche dubbio, cioè nel senso che immagino che il fatto di creare le ASUR con personalità giuridica non ci risolvi niente, piuttosto io credo che vada ripensato profondamente l'ex ospedaliero e l'ospedaliero in termini di servizi finali, cioè mi spiego, è un problema di articolazione dei servizi sul territorio o è un problema di qualificazione dei servizi? Cioè per me è importante avere i servizi dappertutto o avere i servizi di qualità? Ecco, io pongo una questione ospedaliera per il sud delle Marche. Il sud delle Marche ha bisogno di nosocomi grossi e il fallimento dell'azienda Marche Nord ci dice che forse non è quella la strada migliore. Marche Nord aveva un senso e poteva veramente diventare un grande ospedale, non dico alternativo, ma superativo rispetto a quello di Torrette, se si fosse unito. Hanno mantenuto le due sedi di Fano e di Pesaro, pur essendo a soli 25 km, con risultato di aver speso centinaia di milioni, perché le duplicazioni così ravvicinate non porta niente, avrebbero potuto sopprimere alcuni reparti che sono assolutamente doppioni e crearne di nuovi su specialistiche che mancano. Noi abbiamo ancora, ecco il punto, le scelte, Astero, le scelte costano, ci vuole coraggio, ma noi abbiamo decine di migliaia di marchigiani che vanno fuori regione per curarsi cose gravi, poi abbiamo un'enormità di posto su chirurgie generiche e su medicine generiche. Non va così, bisogna avere il coraggio di fare scelte. Al tempo stesso curare la diagnostica del territorio, e su questo l'assessore mi sembra sia stato molto chiaro, perché non dobbiamo far muovere le persone per la diagnostica, dobbiamo far muovere i medici, i tecnici, i specialisti di settore, questo sì. Questa la farei veramente parcellizzata sul territorio, anche nel più piccolo comune, dove posso creare la casa salute, dove posso far arrivare ogni tanto uno specialista. Questo è possibile fare. Sulla diagnostica si può fare. Sulla corsia io avrei qualche dubbio, perché, ripeto a Stereo, quando stiamo male, e ci sto passando, c'è bisogno di chissà è nella condizione di fare la cura. Come anche quando ho bisogno del lavoro, lo dico perché ho un figlio fuori regione in cura e ho un figlio fuori Italia in lavoro. Ecco, il lavoro dobbiamo cercare di crearlo qui, butto lì, un'università unica delle Marche. Io so che questo fa rabbrividire i quattro comuni, le quattro città che hanno l'università. Non dico comune nel senso che sciolgo l'università che c'è, ma eliminare i doppioni a Stereo. Abbiamo tre corsi di laurea in giurisprudenza, dico tre, a Urbino, a Macerata e a Camerino. Non c'ha senso questa roba, sono spreco del denaro pubblico. Dovremmo averci il coraggio di sostituire questi corsi di laurea con altri corsi di laurea che mancano nella nostra regione e che portano gli studenti fuori regione. Benissimo, ti ringrazio Luca, a presto. Grazie a voi, a presto. Ciao, 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 ciao.